Cari concittadini, buonasera e ben ritrovati per un aggiornamento sull'evoluzione del Covid-19 nella nostra città. Posso togliere la mascherina perché in questa stanza sono da solo, è una stanza arieggiata e l'operatore che sta registrando la puntata è a una certa distanza, di sicurezza. Resta quindi per tutti quanti noi la massima attenzione che dobbiamo avere nel portare la mascherina anche nei luoghi chiusi e anche in famiglia quando ci sono assembramenti e soprattutto quando andiamo a visitare delle persone anziane sopra i 70 anni che sono e possono essere particolarmente fragili rispetto a questa temutissima malattia. Un breve aggiornamento sui dati dei positivi della nostra città. Nel corso di queste settimane il numero di soggetti che sono deputati a poter fare i tamponi, ma anche il numero di istituzioni che sono deputate a processare i tamponi, sono aumentate di numero, per cui la raccolta dei dati e delle informazioni è diventata più frammentaria e più complessa. E quindi lo stesso Dipartimento di Prevenzione dell'ASL non è sempre in condizione di fornirci dei dati particolarmente attendibili. La situazione è pesante, io registro, sono consapevole di tanti ritardi nelle esecuzioni dei tamponi e ci sono dei nostri concittadini che aspettano da giorni di poter avere un tampone. Il risultato stesso del tampone stenta molto spesso ad arrivare con situazioni di difficoltà e senso di abbandono da parte delle famiglie, da parte dei nostri concittadini. Di questo siamo tutti consapevoli, l'ASL è consapevole, il distretto sanitario è consapevole, tutte le istituzioni che sono deputate a questo lavoro. Ovviamente il sindaco ha una funzione di coordinamento, ha una funzione di ascolto, ma è dentro queste istituzioni, l'ASL, il distretto sanitario, che c'è ovviamente la concreta operatività. Speriamo che man mano, diciamo, che procedono e man mano che arriva anche il nuovo personale, questa situazione possa rapidamente migliorare. Dicevo di qualche numero. In questo momento, ripeto, con quella premessa che facevo, abbiamo nella nostra città 242 positivi, 17 guariti, 4 deceduti purtroppo e 9 nostri concittadini che hanno ri richiesto il ricovero ospedaliero. 6 sono al da Procida e altri 3 sono in diversi ospedali dedicati al Covid. Oggi anche trovare un posto letto per un Covid, nonostante tanti sforzi si stiano facendo, sta diventando sempre di più un problema. Per tentare, anche dal punto di vista di quelle che possono essere delle specifiche competenze e responsabilità del sindaco in un quadro normativo che mette in capo al governo e alle regioni le scelte fondamentali, ho ritenuto oggi di fare una ordinanza, chiudendo dalle 18 alle 5 fino alle 5 di mattina la possibilità di essere, come dire, di fermarsi a chiacchierare, di fermarsi a parlare in piazza Passero e in piazza Abro, che potranno soltanto essere attraversate. Ho chiesto ai titolari dei bar e dei locali che hanno i tavolini davanti alle loro attività che alle 18, dopo la chiusura, devono far sì che non ci si possa sedere e continuare pure a bar chiuso a chiacchierare, a fare assembramenti e così via. Per cui ho chiesto ai titolari dei bar o di entrare all'interno del locale le sedie o comunque di accatastarle o comunque di rendere impossibile il fatto che ci si continui a sedere. E stiamo immaginando anche altri provvedimenti da poter prendere nei prossimi giorni, sempre nel tentativo di evitare questi assembramenti. Ovviamente siamo perfettamente consapevoli che al tema delle ordinanze se ne aggiunge un altro, che è il tema del controllo a che queste ordinanze vengano effettivamente rispettate. C'è una grande questione che ha investito il Ministero degli Interni, la Prefettura, che ha stimolato ulteriormente le forze dell'ordine a fare un lavoro di questo genere, soprattutto nel tenere sotto controllo gli assembramenti, e anche la Polizia Municipale, nei limiti degli orari di servizio e delle sue possibilità, starà attenta a che queste ordinanze possano essere rispettate. Ma non vi è dubbio che per quanti sforzi possono fare le forze dell'ordine, la polizia municipale, eccetera, se non acquisiamo noi quella consapevolezza che siamo tutti accomunati da uno stesso destino,
in questa vicenda del Covid-19 e che quindi dobbiamo avere noi la responsabilità, indipendentemente dalle ordinanze e dei controlli, a far sì che questi assembramenti, questo continuo incrociarsi, questo continuo entrare in contatto con tante persone, che è la causa principale di evoluzione e di sviluppo del contagio, possa essere quantomeno limitata. E quindi io mi permetto di dire che al di là delle solite, ormai a tutti note, accortezze, divieto di assembramento, utilizzo della mascherina, lavarsi spesso le mani, io accompagnerei anche, cari concittadini, una richiesta, un invito che vi faccio in attesa di capire in quale zona saremo collocati, gialla, arancione, rossa, in attesa di avere segnali più forti e decisi da parte del governo centrale, ecco l'invito che vi faccio ad uscire di casa soltanto quando è strettamente indispensabile, a ridurre al minimo la nostra vita sociale, uscire per, appunto, per fare la spesa, per andare in farmacia, per andare al lavoro, eccetera, ma poi di rimanere in casa quando più è possibile, darci noi stessi una misura ed un limite, diciamo così, per affrontare questo contagio. Sono sicuro che, insomma, anche dal centro, anche dal governo, avremo nelle prossime ore indicazioni più chiare. Il mio auspicio è di avere interventi forti adesso per poterci magari sentire un po' più liberi nel periodo natalizio. Ha il governo questa responsabilità, il nostro dovere è quello di seguire le linee del governo. Se ci saranno delle novità nelle prossime ore, magari ci incontreremo e ne parleremo insieme. Forza Cava!